Siamo qui perché l'automotive è in difficoltà, Torino è in difficoltà. Noi vogliamo evitare il declino e far ripartire il rilancio, perché si può fare. Questa transizione può essere affrontata senza avere stragi sociali ed occupazionali. Possiamo realmente rilanciarlo con un piano strategico per la città che le istituzioni, a partire da Roma e dall'Europa, devono implementare. Noi stiamo chiedendo tre cose. Nuovi modelli a Mirafiori che portano a 200.000 vetture all'anno di produzione. Stiamo chiedendo assunzioni di giovani, perché se non ci saranno le assunzioni, fra 7-8 anni la fabbrica si spegnerà per consunzione, in quanto tutti i lavoratori andranno in pensione, hanno 57 anni di età media. E poi anche un progetto preciso di sviluppo per quanto riguarda gli ingegneri e i tecnici che ci sono a Mirafiori, che sono ancora 6.000, quindi sono un grande numero. Se si fanno queste cose, Mirafiori verrà rilanciata e tutta Torino andrà verso l'alto. Sia per Torino che per il Piemonte è veramente, credo, la prima volta che ci sia una compagine così unitaria di tutte le sigle sindacali per far capire che realmente il problema è serio. È serio per l'occupazione, per chi lavora appunto in Stellantis, nel comparto Mirafiori, nel comparto metalmeccanici di tutti, e anche per quello che riguarda il condotto, cioè tutte le aziende a filiera di questa industria. In questo caso è la volta di dire che l'unione fa la forza. La situazione è grave, non è grave solo per Carrozzeria Mirafiori dove lavoro, è grave per tutto il territorio, per l'indotto. E oggi siamo qui a manifestare per dire che questa non è la strada giusta da percorrere. Torino è una città sofferente. Nelle ultime indagini che sono state fatte Istat, Torino è la città più triste d'Italia, non a caso. E negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di una città che doveva svilupparsi dal punto di vista turistico, ma Torino è una città dell'automotive e deve tornare a fare auto. E chiediamo semplicemente di lavorare, che le istituzioni si prendano l'impegno di aiutare una grande industria come ex Fiat, e soprattutto che Tavares prenda delle posizioni possibilmente positive per portare parte dei lavoratori a questa agognata pensione, sperando che arriverà un po' per tutti. Al momento in cui c'è gente che manca 19 anni per arrivare alla pensione, e investire anche su un futuro inerente ai giovani. C'è stato un incontro con Stellantis, effettivamente qualcosina ha dato come apertura, ma molto poco rispetto a quello che cerchiamo noi e che chiediamo noi, che in primis è l'occupazione dei lavoratori e la sicurezza di avere continuo lavoro per tutti i lavoratori e per le famiglie che fanno parte delle aziende per cui siamo qua oggi a manifestare. È un incontro, lo giudichiamo insomma positivo, tra virgolette, nel senso che comunque sulla carta non c'è nulla, e quindi alla fine tante parole, ma insomma niente di concreto. È l'ennesima volta dove Tavares si è presentato, non ha presentato alla fine nulla, tante chiacchiere, è stato un incontro che ci ha lasciati insoddisfatti da qualunque punto di vista. Vogliamo che Torino sia nuovamente una città florida, ricca, dove si sta bene, dove i giovani rimangono qua e non vanno via, perché stanno scappando tutti dalla nostra città, e la manifestazione di oggi dimostra, con tutte queste presenze, che questa consapevolezza c'è tra le lavoratrici e tra i lavoratori, ma anche nella città in generale.